Ciao, sono Luca e in questo video vediamo una scheda per aumentare la massa muscolare della parte alta a casa in poco spazio utilizzando semplicemente due manubri per il tuo obiettivo di ipertrofia muscolare. Iniziamo con il petto. Come primo esercizio puoi eseguire il floor press, di fatto la variante a terra delle spinte con manubri. Le gambe sono flesse, la schiena deve assolutamente mantenere le proprie curve fisiologiche con le scapole che pur muovendosi tenderanno sempre verso una posizione di adduzione e depressione. I gomiti rimangono sempre vicini al corpo, mai oltre i 45 gradi, con i manubri sempre allineati con la parte bassa del petto per l'intera esecuzione. I manubri sono in diagonale fra di loro, quindi non allineati, in questo modo mantieni i gomiti più vicini al corpo per tutto l'arco di movimento. Nella fase di contrazione, quando sei con le braccia estese sopra il petto, spingi i manubri uno contro l'altro, in questo modo migliorando la contrazione stessa. Dopodiché, come secondo esercizio per il petto, puoi eseguire il floor fly, di fatto la variante a terra delle croci con manubri. Rispetto a quanto visto in precedenza, sempre con i manubri stessi allineati con la parte bassa del petto per l'intera esecuzione, ancora una volta spingendoli uno contro l'altro nella fase di contrazione, così da enfatizzare il pompaggio, migliorando quindi l'efficacia generale. Il vantaggio di questo esercizio è che puoi escludere i tricipiti, in questo modo mantenendo il focus a livello muscolare sui pettorali. Per quanto riguarda entrambi gli esercizi per il petto, se tu avessi a disposizione una panca, sicuramente potresti renderli ancora più efficaci, dal momento che i gomiti potrebbero scendere più in basso con un conseguente aumento dell'arco di movimento. Lo spazio occupato sarebbe lo stesso. Passiamo quindi alla schiena, puoi eseguire le croci inverse con manubri, ottime per allenare la cuffia dei rotatori, ossia la parte alta della schiena a livello muscolare. Se in piedi con le gambe leggermente piegate, la schiena che mantiene le proprie curve fisiologiche, con il core in termini di zona centrale del corpo a livello muscolare contratto per stabilizzare, e le scapole che ancora una volta, pur muovendosi, tendono verso una posizione di adduzione e depressione. Enfatizza l'extra rotazione, sentendo al meglio la contrazione della parte alta della schiena, eseguendo quindi la fase eccentrica o discendente in maniera lenta e controllata, così da enfatizzare anche il tempo sotto tensione. Come secondo esercizio per la schiena puoi eseguire il rematore con manubri, ancora una volta rispettando quanto visto in precedenza. In questo caso ci focalizziamo in particolar modo sui dorsali, sempre con un arco di movimento ampio, eseguendo il tutto lentamente, massimizzando così la qualità di ciò che vai a eseguire. Mantieni i gomiti vicini al corpo con mani, polsi e avambracci in linea, con i gomiti stessi che si sposteranno soprattutto all'indietro e non tanto verso l'alto. Passiamo quindi alle spalle, puoi eseguire le classiche spinte con manubri, che sia seduto piuttosto che in piedi, sempre con il core contratto in termini di zona centrale del corpo, la schiena che mantiene le curve e le scapole che tendono verso una posizione di adduzione e depressione. Mantieni i gomiti un po' più in avanti per l'intera esecuzione, per l'appunto, e enfatizzando entrambe le fasi, sentendo al meglio la contrazione e il pompaggio delle spalle. Per quanto riguarda i tricipiti puoi eseguire le spinte indietro, in piedi, rispettando quanto visto in precedenza per quanto riguarda le scapole, la schiena, il core e non solo, e enfatizza l'estensione delle braccia mantenendo sempre i gomiti vicino al corpo, sentendo al meglio la contrazione e il pompaggio dei tricipiti. Per quanto riguarda i bicipiti puoi eseguire il classico curl con manubri, ancora una volta che sia da seduto piuttosto che in piedi. Se sei in piedi hai le gambe leggermente piegate, la schiena che mantiene le curve, scapole addotte e depresse e il core contratto. Oltre alla flessione delle braccia enfatizza anche la supinazione, ossia la rotazione degli avambracci, in questo modo allenando al meglio i bicipiti soprattutto in termini di picco. La presa a livello delle mani non deve essere troppo stretta per evitare che gli avambracci intervengano troppo, quindi mani, polsi e avambracci sono in linea. E enfatizza entrambe le fasi per i migliori risultati. E infine puoi eseguire un notice up per allenare gli addominali, in questo caso focalizzandoti al meglio sul retto dell'addome, e enfatizza entrambe le fasi con le braccia distese, un carico adeguato, senza che le spalle intervengano a livello muscolare. Il focus rimangono ovviamente gli addominali e in particolar modo, come detto, il retto dell'addome. Questa quindi è la scheda, mi raccomando assicurati di personalizzarti il tutto per i migliori risultati. Dopodiché, anche a casa in poco spazio, sicuramente puoi allenarti alla grande. Ti rimando agli altri miei video, paradigma autoconsapevolezza, e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza col mio servizio di personal trainer online. Ciao!